Allora, grazie. Ringrazio io per prima i ragazzi di Investment, perché occasioni come queste e soprattutto la loro voglia di essere presenti, di avere voce e di creare occasioni di discussione, occasioni di riflessione, sono decisamente gli aspetti importanti ed è il motivo per cui ci tengo particolarmente tanto alle iniziative che gli studenti riescono ad organizzare e costituiscono sicuramente un arricchimento per loro ma anche per noi. Quindi sono felice poi di vedere colleghi presenti e di avere anche esterni presenti a questo tipo di iniziative. Però adesso è ora di cominciare. Abbiamo due ospiti particolarmente di rilievo, due economisti italiani riconosciuti senza ombra di dubbio e anche due persone che nella loro esperienza hanno avuto occasione e modo di fare importanti esperienze politiche o di governo, e le tengo distinte perché le dimensioni sono effettivamente distinte, ma che possono, tra virgolette, aggiungere molto al loro modo e al loro sentire e quindi poi modo di raccontarci oggi su temi che riguardano, diciamo, una rilettura della crisi, ma quello che è importante è che si mettano a disposizione nel confronto con gli studenti, quindi nel confronto con i giovani, che è un aspetto decisamente non secondario. Andrea all'apertura ha ricordato quanto Elsa Fornero ci tenga particolarmente a questo confronto e altrettanto Michele. Io non aggiungerei molto adesso, vi invito a, come dire, a stimolare, loro faranno un'apertura entrambi, però poi vi invito veramente a partecipare alla discussione, quindi a stimolare la discussione aggiungendo le vostre riflessioni o meglio le vostre domande, in modo tale che poi il dibattito possa essere ricco per tutti, sia per voi ma anche per i relatori. Allora, io per cominciare lascio la parola intanto ad Elsa Fornero. Grazie. Preferisco usare un microfono che mi permetta di spostarmi. Intanto buongiorno a voi, sono contenta che siate in tanti ed è la migliore dimostrazione. Stamattina con Michele eravamo a Padova, l'aula era un po' più piccola ma era altrettanto piena e questa è la migliore dimostrazione del fatto che i giovani hanno voglia di dialogo. Quindi quella di oggi non è una lezione, ma è parte di quel dialogo civile nel quale io mi sto impegnando molto. Anche ho risposto una volta a un ministro che aveva l'abitudine di dire si faccia eleggere se vuole parlare col popolo, e ho risposto che non è necessario farsi eleggere, basta essere invitati. E quando mi invitano io vengo, e quindi mi fa particolarmente piacere oggi essere qui con voi, anche perché, come forse avete visto, c'è stata tutta la polemica in questi giorni sui giornali, sui social, avete visto che sono stata accusata così, ma lei parla coi giovani? E io dico sì che parlo coi giovani, ma lei conosce Ciccio Gamer? Come se Ciccio Gamer sia, diciamo così, la chiave di volta per parlare coi giovani, e quindi se tu non conosci Ciccio Gamer non hai la possibilità di un dialogo. Ora io lascio giudicare a voi il livello della battuta, molto infelice, ma anche il livello di competenza di chi l'ha pronunciata, perché se pensa che per parlare coi giovani sia necessario conoscere Ciccio Gamer, quanti di voi lo conoscono? Avete i fratelli minori? È così? E questo è il punto. Allora, quanti di voi? Ok, questo è il dibattito nel nostro paese, dove una persona che magari sarà anche esperta di finanza vaticana e di intrighi vaticani, ne dubito a questo punto,
ma sicuramente non è esperta di sistemi previdenziali e si permette di dire con un'affermazione tranchant che non ha nessuna ragione di essere che il sistema pensionistico italiano non è sostenibile nonostante la sua riforma. Allora io dico non è stata la mia riforma ma un po' di riforme che se non sono smantellate danno una qualche solidità al sistema pensionistico e quello di cui vorrei provare oggi a convincervi è quanto sia difficile riformare il sistema pensionistico e quanto sia importante farlo esattamente per dare quella sostenibilità che è importante per voi, è importante per quelli che sono anche più giovani di voi. Allora, siccome mi hanno detto che stamattina l'intervento, me l'ha detto lei, è stato particolarmente efficace, io non voglio farvi una presentazione, c'è, ma prenderò alcuni spunti dalla presentazione, se lei la carica. Allora, stiamo parlando di un concetto che oggi è sulla bocca di tutti, soprattutto per il tema ambientale. Oggi tutti siamo lì a preoccuparci della sostenibilità ambientale. Vero, dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo anche fare qualcosa e possibilmente dobbiamo preoccuparci e fare qualcosa a un livello un po' più elevato della discussione normalmente corrente, perché anche la conoscenza scientifica sui temi ambientali è un presupposto per non fare delle scelte dettate da emozioni o peggio da altri. Non funziona? Carichi pure. C'è già? Allora, andiamo pure. Vado io, perfetto. Vado su con questo. Ok, allora adesso stiamo un attimo indietro. No, questo va sempre avanti. Più piccolo, questo? Vi faccio solo poi vedere qualcosa. Allora, parliamo di sostenibilità del sistema di welfare, buttato lì, non sostenibile. Io vi voglio convincere, provare a convincere o comunque farvi riflettere su quanto importante sia il sistema di welfare, su che cosa il sistema di welfare rappresenti, su quali possono essere le distorsioni di un sistema di welfare e quindi perché è importante fare le riforme e seguirle nel tempo. Allora, la prima cosa, il sistema di welfare di cosa si occupa? Si occupa dei rischi nella vita delle persone, perché le persone tutte vivono nell'incertezza, l'incertezza si può risolvere, sono cose che studiate, soprattutto in finanza, l'incertezza può risolversi in modo positivo oppure in modo negativo. Noi vorremmo trovare degli schemi che danno la possibilità di distribuire questi rischi nel modo più ampio possibile per far sì che chi è colpito negativamente possa avere minori costi o essere in qualche modo indennizzato. Questa è l'idea che sta dietro il welfare. E il welfare da noi è pubblico, perché pensiamo che non possa essere lasciato ai singoli individui. C'è un welfare familiare molto importante in Italia e in altri paesi, ma noi si pensa che i singoli, siano individui e famiglie, non possano fare tutto e non vogliamo neanche lasciarlo al mercato, perché il mercato, voi lo state studiando, il mercato finanziario è importantissimo, e può assicurare molte cose, ma non assicura tutto. Allora noi vogliamo un sistema di welfare che possa permettere di assicurare con un disegno assicurativo gli eventi negativi che possono coinvolgere la vita di una persona. Allora si parte, voi lo conoscete tutti, ditemi chi di voi non conosce il modello di ciclo vitale, chi non lo conosce, chi non l'ha mai sentito. Alzate la mano. Ok, tutti lo sanno e quindi non... Lei ha alzato la mano? Lei che cosa studia? Bravissimo, allora mi rivolgerò a lei, perché gli altri sanno già tutto. Bravissimo. Allora mi rivolgo a lei e le dico, pensi a Franco Modigliani, il nostro unico premio Nobel per l'economia.
il quale ha studiato tante cose, ma ha pensato per l'appunto alla vita delle persone, a un modello generale di vita delle persone. Ma lei lì non vede, venga qua che vede meglio. E se no non vede. Ah, lo vede di lì, benissimo. Allora stia. Ok, ha pensato alla vita delle persone, l'ha stilizzata, perché tutto va semplificato, se no tutto è troppo complesso. E l'ha stilizzata e ha cercato di far luce su un tema molto importante che è alla base di quello che è il pilastro del welfare, cioè il sistema previdenziale. Ma non è l'unico, non dovrebbe essere l'unico aspetto del nostro welfare. Cosa dice Franco Modigliani? Allora, Franco Modigliani ha rappresentato la vita di un individuo sull'asse orizzontale e ha rappresentato delle variabili economiche importanti, quelle tipiche, sull'asse verticale. Ok? La vita dell'individuo si fa cominciare nell'età adulta, la vita economica nell'età adulta, quindi comincia quando l'individuo lavora. Tenete conto di un fatto che a Franco Modigliani non era il suo focus, non era il centro della sua attenzione, ma per noi lo deve essere quando parliamo di welfare. Da 0 a 20 anni o 25, se cominci a lavorare a 20, succede tantissimo nella vita delle persone e a quello il welfare deve fare attenzione, perché noi pensiamo che i bambini almeno dovrebbero avere le stesse opportunità. Quindi l'accesso alla sanità, l'accesso all'istruzione, e l'istruzione deve essere di qualità, e forse bisogna cominciare a spendere di più nelle scuole di periferia. Io faccio sempre l'esempio, le scuole, conosco Torino, il centro di Torino, tutte le aule hanno una lavagna digitale, la dotazione è buona, le famiglie intervengono molto anche a supporto delle cose che mancano nella scuola. Vai nella periferia, di aula digitale magari ce n'è una per tutta la scuola, maestre di sostegno poche, insegnanti di sostegno pochi, e ci sono classi molto più problematiche. Allora un paese che pensa al welfare deve cercare di andare lì. Però adesso non posso soffermarmi, ma voglio sottolinearvi una cosa, che già il fatto di avere un welfare tutto centrato sulle pensioni, l'idea fissa delle pensioni, distoglie risorse da quello che è importante prima, ed è importante in termini di opportunità, di chance, perché ai giovani non bisogna dare garanzie, ai giovani bisogna dare opportunità. Poi se le devono giocare. Le garanzie magari le dai più avanti, nell'età anziana, perché lì le opportunità sono giocate. Ma ai giovani bisogna fare in modo che abbiano le opportunità. Quindi quello è un primo pensiero molto importante. Dopodiché immaginate quello che diceva Franco Modigliani, arriva all'età adulta, si trova un lavoro, si ha un reddito, dov'è il pointer qui? Vediamo se... eccolo lì. Reddito, quello lassù, una persona deve decidere i suoi consumi. Voi magari conoscete anche tutti questi modelli di massimizzazione dell'utilità intertemporale che stanno dietro l'analisi del risparmio, ma lui non li conosce, quindi io devo parlare soprattutto con lei, e quindi vede cosa fa questo signore, deve decidere quanto consumare del suo reddito e quanto risparmiare. Allora, la linea più bassa, che è questa, lei però non vede il pointer, o sì, è benissimo, è quella, la differenza che è segnata in giallo, la differenza, è il risparmio. Guadagni, decidi che consumi meno. Perché lo fai? Perché sei lungimirante, sai che arriverà l'età in cui non avrai più la forza, il desiderio di lavorare, e ti ritirerai, avrai bisogno di avere accumulato ricchezza, vede, reddito meno consumi, risparmio, ogni risparmio accumulato aumenta la ricchezza, che fa questo andamento qua, così, arriva là ed è massima, quando vai in pensione c'è il massimo della ricchezza, poi vai, ti ritiri e consumi quello che hai risparmiato prima. Questo è l'essenza. Qui c'è un concetto fondamentale che i politici spesso dimenticano,
che alla base della pensione c'è il risparmio dell'età lavorativa. Ergo, bisogna lavorare, nella vita delle persone c'è il lavoro, il risparmio e la previdenza. Questa è la sequenza. La previdenza senza lavoro e senza risparmio si chiama assistenza. Qualcuno ti dà i mezzi per vivere, è un'altra cosa. Se noi supponessimo che ciascuno fosse in grado di risolvere questo problema bene da solo, non avremmo avuto bisogno di inventarci il sistema di welfare pubblico. Però noi in Europa diciamo che le persone non sono così lungimiranti, magari hanno dei problemi, non sanno risparmiare quanto basta e quindi diciamo poche storie. Noi diciamo che il sistema previdenziale è pubblico, obbligatorio. Quindi lo Stato dice a tutti quelli che cominciano a lavorare, questa differenza, guarda, questa differenza, io la chiamo contributo sociale, onere sociale, stabilisco in Italia che sia il 33% della tua retribuzione, che una parte va al datore di lavoro e una parte va al lavoratore, ma di fatto è tutto costo del lavoro e quindi tutto reddito da lavoro in qualche modo. E quindi quella parte lì tu la devi accantonare, volente o nolente, nel sistema previdenziale pubblico. È obbligatorio e lo gestisco io. L'assicurazione sull'auto è obbligatoria, ma è gestita nel privato, noi andiamo a comprarci. Invece qui non si dice obbligatorio ti vai a comprare l'assicurazione dalle generali. No, obbligatorio ed è gestito dall'INPS. Quindi l'INPS è un'istituzione pubblica, teniamo conto di questo, perché come istituzione pubblica l'INPS ha un dovere di sostenibilità nel futuro. Questo è concetto, non è un luogo per l'esercizio del potere politico, è la casa di tutti gli italiani, presenti e futuri, è fondamentale. Questo è lo schema. Questo schema è facilissimo, troppo facile, perché non considera l'elemento di cui ho parlato prima, cioè l'incertezza. Noi abbiamo tante incertezze. L'incertezza sul fatto di trovare lavoro, l'incertezza sul reddito, l'incertezza sulla continuità del lavoro e l'incertezza sulla salute, sul fatto di stare bene. L'incertezza, per esempio, matrimonio, ve l'ho detto prima, in America le persone, il gruppo sociale che è a più elevato rischio di povertà sono le vedove o le divorziate in certi casi, perché se non hanno lavorato non hanno nessun risparmio e quindi diventa estremamente difficile per loro trovare mezzi per un'adeguata vecchiaia. Quindi ci sono tanti rischi. Allora, il sistema dovrebbe tenere conto di tutto. Adesso vado veloce. Il rischio di cui si occupa in modo particolare il sistema pensionistico è quello sulla durata della vita. Voi tutti sapete che c'è l'invecchiamento e adesso vediamo cosa c'entra l'invecchiamento. Vi faccio ancora un passaggio prima, questa è tutta l'incertezza. Ecco, volevo dirvi, com'è che lo Stato che ha detto la previdenza è obbligatoria e tutti dovete stare nel sistema che dico io, voi non è che potete dire allo Stato, all'INPS, guardi, io preferisco stare con le generali, quindi se non le dispiace io i miei contributi li verso alle generali. No, no, li dovete versare all'INPS, è obbligatorio versarli all'INPS. Allora la domanda è come l'INPS gestisce questi contributi? E ci sono due metodi che in teoria, salvo lui, tutti dovreste conoscere molto bene. Il primo è quello che si chiama capitalizzazione, perché voi studiate i mercati dei capitali, no? I mercati finanziari, sempre lei l'escluso, che non studia i mercati finanziari. Allora, però frequenta i corsi di microfinance. Vede, bravissimo. Allora, il punto è, potrebbe gestirlo così, con la capitalizzazione. Guardate questo giovane qui sorridente, carino, qui è diventato anziano, lì ha messo i soldi nel porcellino, qui lui li tira fuori, cioè sono i suoi soldi,
messi da parte, impiegati nei mercati finanziari che fanno capitale, qui c'è il concetto di capitalizzazione composta, si arriva all'età, paf, il porcellino è rotto, prendiamo questi soldi, l'INPS li trasforma, per ipotesi, li trasforma in una pensione e dice guarda io te la pago fino a quando sei in vita e già che ci sono ti do pure la reversibilità nel caso tu muoia lasciando una persona, un coniuge, un figlio che non è in grado di badare a sé, ok, in termini economici. Quello è un elemento. Qui in questo sistema c'è un grosso rischio che è quello finanziario, perché i mercati finanziari sono rischiosi e qualche volta i soldi nei mercati finanziari si perdono. Per alleggerire, vi racconto un piccolissimo aneddoto, Michele lo so che sei impaziente, tempo fa mi scrive un operaio da Brescia che all'inizio mi scriveva per insultarmi. E io però rispondevo, adesso mi scrive delle lettere carine, anche perché nel frattempo è andato in pensione, orgogliosamente, dice lui, con la riforma Fornero, non con quota 100. Comunque mi scrive e mi dice... Ah, ecco, sì, come testimonial. E comunque mi dice, professoressa, io la devo ringraziare perché lei l'anno scorso mi ha aiutato a non investire soldi in diamanti. E io mi sono raggelata perché io consigli finanziari non li do a nessuno, e però poi mi sono ricordata che lui, usando l'espediente di un amico che ha dei risparmi e mi chiede se investirli, io ho pensato di chiedere a lei, allora io che non faccio il consulente finanziario gli ho scritto guardi, io non do consigli finanziari a nessuno, non ne ho titolo, ma le dico quello che farei io. È quello che faccio io. Io sto ben lontana dai diamanti. Allora lui l'ha fatto evidentemente e mi ha scritto ringraziandomi. Allora io ho pensato, meno male perché già mi accusava prima per la pensione, se poi mi avesse anche accusato di avergli distrutto il patrimonio investendo in diamanti, finché lo fa, come si chiama, Vasco Rossi, va bene perché lui c'è rimasto, ma un operaio di Brescia non va bene. Questo è il sistema con i suoi rischi. Noi usiamo quello? No. In quale paese europeo si usa quello? Praticamente nessuno. Questo sistema c'era, ma poi tutti i paesi sono passati a quest'altro sistema, che sembra quasi la stessa cosa, ma non è, molto diverso. E lì c'è il contratto tra generazioni. In questo sistema qui, guardate, questo è un giovane che sembra lo stesso giovane di qua e magari lo è, ma questo anziano non è lui più avanti nel tempo, è un altro, è un suo contemporaneo. Questi due qui sono due di diversa età nello stesso momento, uno mette i contributi, l'altro ritira la pensione. Non c'è più niente che viene accantonato, non c'è più niente. Qui non ci sono soldi, la gente mi scrive e dice ma dove sono i miei soldi, tutti quelli che ho versato all'INPS? E quando io gli dico ma sono stati utilizzati per pagare le pensioni, e quelli si offendono. E dico no, è il principio. Il principio è la ripartizione, mettere insieme tutti, fare il contratto tra generazioni. Mettere insieme tutti in modo che i giovani pagano e gli anziani ritirano. E quella cassa forte lì, quella cassa lì, è sempre vuota, sempre vuota. Anzi, a dire il vero, quello che viene versato dai giovani non basta e quindi lo Stato deve prendere da altre fonti, leggi, tassazione o da debito e ci mette quello che manca. Questo è il punto. Ora voi capite questo, capite che in quel contratto generazionale non ci sono questi rischi, non ci sono, ma ce ne sono altri. Primo fra tutti la demografia. Adesso facciamo questo espediente, facciamo l'espediente, però siete quasi uguali, facciamo l'espediente che voi in mezzo, ecco, siate la popolazione attiva, i giovani, quelli che chiamiamo giovani, voi siete gli attivi.
e loro sono i pensionati, le due ali. Vedete quanti giovani e pochi pensionati. Quindi, perché io parlo dello Stato, ma lo Stato è poi rappresentato da governi che a loro volta sono fatti da persone e da politici. Quindi i politici vedono questa popolazione bella, giovane, che lavora tutta e dicono ma entrano così tanti contributi che possiamo pagare delle pensioni alte. Oppure possiamo fare anche delle stravaganze in Europa, come quella che noi abbiamo adottato, le baby pensione. Motivazione, lasciamo che le donne tornino nelle famiglie. Questa era la motivazione parlamentare per mandare in pensione le donne con 35-36 anni. 15 anni di anzianità contributiva, di cui alcuni figurativi per maternità. Quindi, e quella era la motivazione. Cecità? Incapacità di vedere? Sì, perché se tu vedi che entrano molte cose, poi devi domandarti, ma questa struttura demografica continuerà? Questo buon andamento dell'economia, con un'economia che cresce e che in grosso modo dà lavoro, continuerà? È il futuro che devi guardare, perché qui il contratto è tra generazioni. Allora io vi faccio vedere soltanto la popolazione. Eccola qua. Questa, no, torniamo indietro, scusate, come già quello piccolo per tornare indietro. Ecco, questa è la popolazione nel 71. Vedete, era più o meno come quella che dicevo. Giovani tanti che stanno qua, alla base, no? Una popolazione giovane e numerosa e una popolazione anziana che si rarefà man mano che saliamo nella piramide. Donne in rosso, uomini in blu. Ok, è una piramide tradizionale. Questa è la popolazione nel 2011, e non è un caso che io abbia scelto il 2011, dove vedete l'ingrossamento dei cosiddetti baby boomers, che sono le generazioni nate nel fine anni 50, inizio anni 60, che adesso sono o già in pensione o vicini alla pensione e sono, ingrossano questa fascia. E vedete qui l'alleggerimento, la riduzione, è come se inizialmente voi eravate giovani e loro i pensionati, poi questa fascia è passata nei pensionati, quella fascia è passata nei pensionati e rimangono le due fasce centrali. E se poi andiamo ancora avanti e vediamo che la popolazione cambia così, nel 2061, e questo è un dato conosciuto perché la dinamica demografica è prevedibile con un grado di verosimiglianza molto maggiore di quello degli economisti nel prevedere l'andamento del PIL, e allora voi capite che non è possibile mantenere quelle promesse elettorali fatte da, scusate, non elettorali, ma ci sta, quelle promesse pensionistiche in chiave elettorale, mettiamola così, quelle promesse pensionistiche quando la popolazione è questa. Perché i casi sono due: o aumentiamo il tasso di contribuzione, lo portiamo al 50% della retribuzione lorda? Nell'INPDAP, fatto per il pubblico impiego, che io ho voluto fondere con l'INPS, perché secondo me il sistema pensionistico pubblico deve essere unico ed è trasparente che sia unico, ma quando si facevano i calcoli a inizio anni 2000, l'aliquota cosiddetta di equilibrio, quella che servirebbe per pagare le pensioni, nel sistema pubblico era 60-65%, cioè uno avrebbe dovuto pagare 65% della retribuzione lorda per pareggiare l'uscita per le pensioni. Follia. Nel sistema pubblico, che è poco esposto alla concorrenza, si potrebbe ancora fare, perché tanto si scarica su qualcosa, ma è ugualmente una follia. In ogni caso, nel sistema privato noi non possiamo aumentare le aliquote, e voi sapete che oggi uno dei temi è come ridurre l'aliquota contributiva, ridurre il cuneo fiscale, perché altrimenti non siamo competitivi. Allora, questo è. Adesso aggiungo un elemento. Prima abbiamo visto nel ciclo vitale
una bella linea di reddito, una carriera fortunata, magari piatta, ma fortunata, perché uno comincia e lavora tutta la vita con un reddito che magari non cresce in termini reali, ma comunque ti dà la possibilità di mantenere il tenore di vita. Oggi chi ha queste carriere così? Oggi le carriere sono ritardate, spezzate, discontinue quindi, inframmezzate da periodi di disoccupazione, e i redditi oggi sono bassi perché, come vi dirà Michele tra poco, è bassa la nostra produttività. Allora, con queste carriere è chiaro che da un lato è difficile farsi una buona pensione per i giovani e dall'altra parte i contributi che entrano ad alimentare le pensioni di una popolazione pensionata sempre maggiore e, va bene, sempre più longeva, i contributi non sono mai sufficienti e quindi il sistema è in disavanzo. Allora si deve riformare. Noi siamo stati per 20 anni, 20, ben di più, 25, 30, ogni volta che c'era un incontro a livello istituzionale, Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario, Banca Mondiale, l'OCSE, tutte le volte dicevano: bisogna riformare le pensioni, bisogna riformare il sistema pensionistico, bisogna, diceva Franco Modigliani, eliminare l'istituto delle pensioni di anzianità, finisco, da lui definite un furto a danno dei lavoratori, da lui definite, potete andare a vedere sui siti. Le riforme sono state fatte, vi faccio solo vedere l'elenco, questa è un'altra cosa, eccole qua, ne abbiamo fatte tante, peccato che quelle che sono state fatte nel 95, nel 92 eccetera, erano molto diluite nel tempo, cioè come dire le fai ma andrà in vigore tra 30 anni. E non va bene, se una riforma è fatta deve andare in vigore, con un minimo di gradualità, ma deve entrare in vigore, perché le riforme fatte tra 30 anni non valgono. Ci fu una famosa battuta di D'Alema che disse: noi, a proposito della riforma del 95, abbiamo fatto la migliore riforma, peccato che vada in vigore nel 2035. Perse le elezioni subito dopo dire questa cosa e si dovette dimettere. Comunque, quelli di prima erano così. E allora poi arriva il momento in cui gli squilibri aumentano e magari ti trovi nella situazione, come ci trovammo noi nel 2011, in cui noi eravamo considerato il paese che metteva a rischio non solo l'euro, ma l'intera costruzione europea. E lì ti trovi nella condizione che devi fare una riforma in 20 giorni. E non è che 20 giorni sono un lungo periodo in cui puoi fare il dialogo sociale, puoi spiegare le cose alle persone, magari convincerli che cambiare, aumentare l'età di pensionamento, ridurre le pensioni di anzianità, eguagliare la pensione delle donne a quella degli uomini, perché noi vogliamo la parità. Però poi non possiamo dire: già, però non l'abbiamo avuta e quindi dateci il contentino della pensione anticipata, che è una trappola dal punto di vista delle donne. E quindi noi vogliamo la parità prima e non le regole di compensazione dopo. Quello non va bene, ragazze. E quindi si fanno le riforme. Ora, il punto è che le riforme sono un processo lungo, un processo che richiede comprensione e un minimo di condivisione nella popolazione. Le riforme non sono un atto normativo, l'atto normativo è la partenza della riforma, ma la riforma è un cambiamento sociale importante e quindi se non c'è questa condivisione del cambiamento sociale, allora le riforme trovano subito un politico che dice: che schifo quelle riforme, che cattivi quelle che le hanno fatte, crudeli, senza cuore, e io ve le tolgo, perché io al primo consiglio dei ministri abolirò la Fornero. L'ha fatto? Non l'ha fatto. 3 anni di eccezione. Vuol dire che anche per uno che si ritiene
con un buon grado di potere, non è facile distruggere i conti, perché i conti sono importanti, come gli economisti ricordano. Allora, questo è il discorso che io volevo. Quella riforma ha dato sostenibilità, e chiudo con questo messaggio su cui possiamo poi... Quella riforma ha dato sostenibilità al sistema pensionistico, a una condizione, e qui lancio la palla a Michele. La condizione è che l'economia funzioni. E l'economia funziona quando cresce e quando dà occupazione. Perché se l'economia non cresce e non dà occupazione, tu puoi fare le alchimie che vuoi, ma se hai dei giovani a cui dici la vostra vita sarà povera, dirgli no, però vi diamo una garanzia pensionistica tra 40 anni, non mi sembra che sia una grande consolazione. Io preferisco un governo che si, diciamo così, impegna per fare in modo che il lavoro ce l'abbiate, che il reddito ce l'abbiate e che possiate voi garantirvi attraverso i vostri contributi la vostra pensione. Quello è importante. Poi ci può essere solidarietà e nel sistema c'è, ed è importante che ci sia perché il sistema è pubblico. Ma senza crescita e senza occupazione, concentrarci soltanto come se fosse un'idea fissa sulle pensioni è un atteggiamento perdente, un circolo vizioso che ci rende tutti un po' più poveri. Vi risponderò dopo. Quando rispondo alle domande vi parlerò dopo della famosa sostituzione tra il lavoro degli anziani e il lavoro dei giovani, tanto propagandata ma comunque non realizzatasi nei fatti e con scarsissimo fondamento nelle nostre conoscenze economiche. Grazie. Esatto, grazie. Lascio subito la parola a Michele. Vediamo grazie. Se riesce ad avere altrettanto affetto alla fine. Ovviamente no, anche perché qua è pieno di persone. Ho fatto prima una rapida inchiesta e la mia fama di professore terribile si va diffondendo anche a Ca' Foscari. Quindi fra un po' avrò raggiunto l'obiettivo che tutti i professori terribili hanno, che voi non lo sapete, di avere pochi studenti, così correggono meno compiti. Ma a parte la battuta non gradita, lasciatemi fare due cose. Visto che siamo live su YouTube, io per un po' ho fatto vedere, ho utilizzato il mio canale per fare buono, non volermi così male, anche tu. Sì, sono gli altri che vanno in conflitto di frequenza. Ho fatto vedere il pubblico così perché mi piaceva far vedere tutti questi ottuagenari e borghesi, che, vecchi, ricchi, così che interagiscono con Elsa e con la sua spalla, che in questo caso sono io. E adesso però l'ho tolta e approfitto perché so che ci sono, in questo momento siamo riusciti a raggiungere 370 persone ulteriori che ci stanno ascoltando sul canale di Ca' Foscari e ai quali ricordo, da buoni youtuber, mettete like, che ce ne sono solo 99, e spammate, santi Dio! La macchinetta funziona in una certa maniera, anche questa è produttività, visto che il tema che mi è stato assegnato, la produttività dipende da tante piccole cose, fra esse il fatto che chi ama quello che sta ascoltando, lo trova interessante, metta like e spam. Questo vale anche per i 400 giovanotti e giovanotte che sono in questa stanza, vate col cellulare. Bene, detto questo ho approfittato perché la nostra efficiente regia ha messo in sala... ha fatto apparire sullo screen della sala una tavoletta, l'ho usata anche stamattina a Padova, la uso frequentemente, credo di averla usata forse anche in qualche classe qua, che io trovo da sola, cioè ovviamente non c'è una singola tavola che contenga
i sintomi o gli indicatori della crisi italiana, però se io dovessi sceglierne una, specialmente parlando a un pubblico di persone inferiore ai 40 e specialmente con uno sguardo rivolto al futuro e non al passato, userei questa. Perché? Allora, Elsa vi ha raccontato e ha descritto in maniera piuttosto precisa non tanto il modello, ma la logica dei fatti dei sistemi pensionistici assistenziali, i quali hanno due motori sottostanti fondamentali: l'andamento demografico e l'andamento della produttività del lavoro, perché alla fine i sistemi, siano essi di quelli che noi chiamiamo pay as you go o siano a capitalizzazione, anche quelli a capitalizzazione, a meno di una diversificazione totale, internazionale, perfetta, ben lungi dal raggiungere, del risparmio. Nella sua descrizione, se vi ricordate, c'è la prima parte risparmi, metti da parte per la vecchiaia, eccetera, questo accumula. A meno di una diversificazione internazionale che quindi rende ciò che succede nel tuo paese di origine abbastanza poco rilevante, alla fine, come tutti sappiamo, ecco qua c'è molta gente, sono sicuro che Monica e altri lo insegnano in classe, c'è quello che si chiama il bias, no? Home bias in portfolio allocation, che implica che per mille ragioni, anche molto razionali, fondamentalmente di informazione e conoscenza, poi alla fine i tuoi risparmi tendi a investirli abbastanza a casa tua, nelle aziende, nelle imprese, nelle borse, nel debito pubblico di casa tua. Quindi alla fine l'andamento complessivo dell'economia, della produttività del lavoro a casa tua non influenza solo la capacità del sistema pensionistico del tipo pay as you go, cioè quello pubblico che raccoglie i contributi dal reddito di lavoro di chi sta lavorando e le trasferisce per trasformarle in consumo di chi non sta lavorando, ma anche chi ha pensioni cosiddette a capitalizzazione, cioè che si basano, che ottengono il capitale dalla proprietà del capitale di un paese, che se ne dica, è molto legata alla proprietà del lavoro del paese, le due cose vanno di pari passo. Bene, allora tutto questo riassunto per dire cosa? Per dire che se vogliamo capire la rilevanza, per voi che guardate avanti, del tema produttività, questa cosa di cui tutti parlano, però poi nessuno l'affronta per davvero, occorre guardare questa tabellina qua. Ora, cos'è questa tabellina qua? Ve la potete studiare, anzi invito tutti quelli che, non solo gli studenti, di darsela a visitare ogni tanto, anche perché la potete frazionare per province, per regioni, per condizione coniugale, celibi, eccetera, eccetera. Ma così è l'aggregato. Se guardate in cima, alla linea zero sono il totale, lì è diviso per sessi, si chiamano gender ultimamente, uomini, donne credo, e poi il totale. Bene, i nati in Italia, anzi i residenti in Italia, quindi questo include anche gli immigrati o addirittura, che so, gli infanti arrivati all'età di 3 mesi, non sono molti, ma insomma. Oggi in Italia al momento sono 430.000 eroti, adesso arrotondo. Quelli di un anno sono 455.000, quelli di 2 anni sono 476.000. Se seguite e vedete che il numero cresce, arrivate più o meno ai gruppi di età rappresentativi di questa sala, attorno ai 20, 21, 22, 23. Vedete che nelle vostre cohort, come le chiamiamo, coorti, siete un po' di più dei vostri nipotini, probabilmente, o che ne so, figli non ancora, credo. Beh, per alcuni magari sì, però adesso. E vedete che nei vostri gruppi siete 600.000, no? E tenete conto che voi siete nel vostro gruppo una minoranza del vostro gruppo. Siete probabilmente quelli che frequentano regolarmente l'università, non credo più del 30-35%, 40% a farla grande della vostra corte, che vuol dire che i vostri coetanei stanno già lavorando, sono entrati sul mercato del lavoro. Adesso se chi controlla lo abbassa un po', possiamo andare a vedere, c'hai un roller, cosa? La facciamo andare giù un attimo. Ecco, giù, 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 vai 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 giù, ferma là, no, 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 sta andando, se andiamo da mio papà
Ecco, questo gruppo qua, cercate attorno all'età mia, che ve la rivelo, è 63 rotti, vedrete che quelli sono i signori e le signore che in questo momento stanno andando in pensione, alcuni anche prima di quell'età, come ben sapete, come Elsa ci ha ricordato, grazie anche a Leon Cavallino e i suoi soci, e anche grazie a questo governo che, da quanto sappiamo, giusto ieri ha detto che quota 100 non si tocca, è misura sacra e progressiva e farà crescere il Paese, anzi sarà uno dei contributi per la crescita della produttività. Bene, allora voi vedete che le coorti che stanno andando in pensione sono di dimensione ben maggiore. Prendetele a caso, c'è molta variabilità lì, no? Perché quelli sono anche gli anni in cui ai maschietti cominciano a venire quelle cosette orrende che si chiamano infarti, quindi c'è una forte diminuzione. Eh sì, purtroppo è così. Ci sono molte cose che potete imparare studiando queste tabelle, non sto scordando, non sto scherzando, andate a studiarvele. Chi vuole fare una tesi qua ed è curioso trova parecchi argomenti, ce n'è qualcuno che da ulteriore a suggerire, ma non c'entra con l'argomento di stasera. Allora, insomma, facciamo un numero tondo, no? Noi viviamo in un paese in cui più o meno la dimensione delle coorti che stanno andando in pensione è sui 700-750 mila. La dimensione delle coorti che stanno cominciando a lavorare è sui 600 mila. La dimensione delle coorti che nascono e che comunque andranno sul mercato del lavoro entro 20 anni, quindi chi va in pensione oggi a 60, a meno che non intenda fare qualcosa di proprio per contribuire alla salvezza del Paese, riducendo la sua aspettativa di vita, fra 20 anni sarà ancora in vita. Io sono quello cinico dei due, quindi devo fare queste battutacce. Elsa è sufficientemente elegante e posata per richiedere che io controbilanci. Lo sapete nei film, no? Good cop, bad cop. Ecco, allora provate a riflettere adesso al di là delle mie battute. Fra 20 anni i signori liberati dal lavoro e le signore liberate dal lavoro che oggi ne hanno 60 sono andati in pensione, continueranno a mangiare, a vivere, a vestirsi. E il loro consumo dovrà essere sostenuto da generazioni che entrano sul mercato del lavoro e sono, non dico la metà di loro, ma quasi, in numero, 2/3, no, 4,50 metti su verso 700, anzi anche di meno, ma non importa. È un numero spaventoso, ma fossero anche solo 200.000 di meno. Provate a fare la percentuale. L'ho fatta fare stamattina a Padova, non sono stati veloci, vediamo qua. 200.000 su 700.000, quanto fa in percentuale? Dai! Insomma, sapete corporate finance, sapete l'overlap generation model, riuscite a fare 2 diviso 7. Imego io. 78%. Eh no, il 10% è del 700, 70, 3% fa 21, quindi che è 29%. Bon, a tutti hanno capito anche i foresti? Bene. Allora, fissatevi sto numero in testa. 29%. Adesso provate a pensare. 29%, cioè il numero di potenziali lavoratori in uscita o il numero di persone che devono essere mantenute, ok? È il 29% più grande del numero di nuovi lavoratori. Ok? Facciamo una roba facile, permettetemelo che sia giusta. Praticamente ne ho 3 in pensione, tre nuovi che arrivano in pensione, no? E 2 che entrano a lavorare a rimpiazzarli. Queste sono le dimensioni. D'accordo? Adesso immaginatevi che questa cosa avvenga in maniera tale che chi entra a lavorare deve mantenere col proprio lavoro un livello di consumo, di reddito proprio, appropriabile, quello che chiamiamo disponibile nella contabilità nazionale. Si dice così? Sì, non mi credo più. Le volte in italiano mi confondo. Mi invento le traduzioni e poi mi rendo conto che ho detto una fregnaccia. Bene, disponibile. Simile, diciamo, a quelli che escono. Quelli che escono vogliono mantenere un livello di consumo non uguale per carità, però simile a quello che hanno mentre lavoravano.
Di quanto deve domandina per l'esame di macro 2? Così quasi quest'anno devo insegnarlo, vero Monica? No, no, la faccio, preparatevi. Di quanto deve aumentare in un anno la produttività del lavoro dei nuovi entranti? Più o meno il 30%. Non è esattamente, perché ci bisogna fare i giochetti, però quello è l'ordine di grandezza. Adesso fate un'altra riflessione, quindi voi che magari hanno fatto un corso di crescita, hanno guardato due numeri. Andate, chi ha il cellulare, andate di nuovo sul sito dell'Ista, non andate su Demos, e guardatevi i dati di tasso di crescita annuale produttività del lavoro italiano, che si calcola così: si prende il PIL di un anno, gli si mette il denominatore le ore lavorate quell'anno, si ottiene un numero, poi si prende il PIL dell'anno prima, le ore lavorate dell'anno prima, si calcola lo stesso rapporto e viene fuori un altro numero, si sottrae il primo dal secondo, sperando che venga positivo, che non è sempre vero, si divide per il secondo e c'è un tasso espresso in valori percentuali. I numeri che troverete per il bel paese sono del tipo zero. Se siete, se andate a guardare un paese fortunato, fighissimo, quelli che ci hanno rovinato e rubato tutto, tipo la Germania, trovate 1,2. Se andate negli Stati Uniti, trovate, quando va bene, 2% all'anno. Ecco, questo vi dà la misura dell'impossibilità di riuscire a fare il miracolo di mantenere questi livelli di, e guardate, io parlo di livelli di reddito costanti, non li ho fatti crescere, ok? Di reddito totale costante, di fronte a un disastro demografico di questo tipo. Ora, questo disastro demografico, ovviamente adesso è particolarmente accentuato, e lo faccio anche, se volete, un po' apposta a usare questi numeri, perché sono spaventosi. Quando uno ci pensa ti tremano i polsi, ok? Era apparente 20 anni fa, io credo di aver conosciuto Elsa più di 20 anni fa, credo fosse l'estate del 96-97 in Islanda, ti ricordi? Quando facevamo entrambi parte, io per la Spagna, lei per l'Italia, di un gruppo internazionale che studiava i sistemi pensionistici, c'era anche Joe Stiglitz, ti ricordi? Quante ne abbiamo bevute con Joe? Al tempo non aveva ancora preso il premio Nobel e non sragionava. Aneddoto, in questo ristorante islandese dove si mangiava solo il cod, quindi merluzzo, lui e un altro ebbero la temerarietà di ordinare una bottiglia di vino, e dal menù costava tipo $600. Allora un nostro collega, di cui non dirò il nome, quando ha visto, ha fatto così, gli ha detto I can do without. Ho sempre avuto dei buoni gusti. Il prosecco in Irlanda non c'era. Oddio, non è che sia un grande bevitore di prosecco. Comunque, mi ricordavo quella, perché 23 anni fa eravamo lì e ci sentivamo in ritardo a discutere cosa? Questo. A ragionare su cosa? Su questo. E ci sembrava, era un gruppo composto da economisti, statistici, demografi di forse 20 paesi avanzati, mi ricordo giapponesi, francesi, spagnoli, americani ovviamente, messicani, eccetera, eccetera. Abbiamo anche pubblicato dei volumi del tutto inutili, quelli si predica inutili. Questo perché voglio dire questo? Per dire che non è che questa cosa che io vi ho mostrando oggi sia una novità. A chi voleva vedere era apparente, non in questa forma drammatica, ma era apparente 23, 25, 30 anni fa. Quel gruppo venne fondato, mi ricordo, nel 95-96. Ricordo l'invito di David Weiss. Era David Weiss che coordinava, vero? Il titolo dell'incontro di oggi è Il retroscena. Ecco, questo è un retroscena, capite? Nel senso che è una cosa vecchia. È una cosa che gira da 30 anni, da 35. Il coniugarsi di due fenomeni che non sono facilmente risolvibili da policy, i due fenomeni originali, e cioè il calo nel tasso di fertilità totale delle donne occidentali e il rallentare della crescita della produttività, sono due fenomeni epocali che uno deve, per carità,
studiare, cercare di capire, cercare di vedere in che forma, in che limiti sono evitabili, sono modificabili, sono gestibili, ma deve anche avere l'intelligenza e l'umiltà di capire che non sono reversibili, come dire, in forma totale. È inutile stare a ragionare e a dire, a chiacchierare in televisione o nei comizi su riportare la fertilità delle donne italiane, francesi, quello che volete voi, a 3 figli. Capite? È completamente fuori discussione, non avverrà mai. Cioè, a meno che qualcuno dica che reintroduciamo qualche forma di schiavismo di gender, che non credo, ma che non sarebbe neanche divertente neanche per gli uomini, ormai siamo abituati a vivere, è molto più meglio a avere dei partner, delle mogli, che siano, lo facciano per volontà e per scelta e non per costrizione. Quindi a meno di follie assurde di quel tipo lì, le donne italiane, francesi, giustamente faranno un numero di figli anche nelle migliori condizioni, fra 1,5 e 2, perché basta guardare in giro per il mondo, non c'è paese avanzato dove vi siano tassi di fertilità superiori. Punto numero uno. Quindi questo fenomeno, che è così drammatico qua in Italia, può essere attenuato ma non può essere eliminato. E questo era chiaro a chiunque, politici inclusi, 30 anni fa avesse voluto guardare i fatti e raccontarli. Lo stesso vale per la produttività. Ora io sono tentato di annoiarvi andando su alcune determinate produttività, ma non lo farò, nel senso che dirò brutalmente, la produttività è quella cosa che cresce perché cambi e migliori le maniere, le tecniche con cui produci le cose. Quando sei un paese molto arretrato, questo sembra una favoletta ma è una banalità vera che poi ci puoi calcolare, fare le statistiche, i modelli matematici, io ci ho passato la vita, tanti altri. Per descrivere, ma la puoi raccontare così, in una forma molto banale. Stamattina, siccome ero a Padova, mi sono ricordato di essere nato lì e neanche tanto lontano da dove era, ho raccontato che io a 6 anni, è vero, essendo nato in una famiglia di contadini con la terra, zappavo la terra perché mia nonna mi aveva dato l'orto che toccava a me, perché poi lei doveva portare la verdura in Piazza delle Erbe la mattina e io dovevo prepararla. E quindi la zappavo con la mia produttività era molto bassa. E la maniera di aumentare la mia produttività consisteva allora e consistette poco dopo nell'introduzione di una serie di macchine, gli erpici, queste cose sofisticate, la cui prima si era inventata Jeffrey Tull nel lontano secolo XVIII, a metà del secolo XVIII in Inghilterra, che meccanizzavano le attività agricole. La produttività cresce così. E quindi ovviamente quando sei un paese particolarmente arretrato come l'Italia dove crescevo io, quella del 1962, dove appunto l'agricoltura anche di qualità del padovano veniva tuttora fatta con sistemi manuali, c'erano possibilità di far crescere produttività molto grandi perché bastava imitare quello che facevano in altri paesi più avanzati, introdurre delle macchine che erano già state inventate, introdurre delle tecniche di coltivazione che erano già state sperimentate, introdurre sementi e tipi di vegetali e frutta che già si conoscevano. Questo ti permette questi tassi di crescita da miracolo. Il miracolo economico, guardate questa cosa qua, non è magamagò che scende in terra, è una roba banale, un paese fondamentalmente povero, agricolo, sottosviluppato che dice facciamo come in America, invece di fare come in Russia hanno fatto, grazie a Dio, come in America. Bene, però poi arrivi vicino all'America, chi sia quello che ha le tecniche migliori nel campo, e a quel punto la maniera per migliorare te la devi inventare da solo. Questo per dire che quando uno guarda il Giappone, quando uno guarda la Germania, quando uno guarda l'America stessa, che è l'America, è sempre stata vicina all'America, l'America è sfigatissima, perché non ha mai potuto avere questa cosa di poter rincorrere gli altri, perché essendo l'America non poteva imitare l'America, imitava se stessa. Anche in America i tassi di crescita della produttività sono calati. Quindi di nuovo, anche 30 anni fa, 40 anni fa, era palese ai più che sperare in, io mi ricordo, studi assurdi, argomenti assurdi dei difensori politici della sostenibilità del sistema antico, ma non Pre-Fornero, addirittura Predini, che dicevano basta che la produttività del lavoro cresca al 5% all'anno. Campa cavallo, del 5% all'anno è cresciuta negli anni 50 e 60. Affermare nel 97 che la soluzione
al problema pensionistico italiano non consisteva nel modificare il sistema pensionistico, eccetera, eccetera, ma semplicemente sperare, come venne fatto. Andate a cercarlo, troverete gli scritti, evito di fare i nomi, ma alcuni sono ancora attivi e vivi, che la produttività italiana del lavoro sarebbe cresciuta al 5-6%, era prendere in giro. Questo è il retroscena, ovvero l'aver celato, nascosto, e questo c'è una responsabilità anche nostra, ci metto in mezzo, di chi in accademia, di chi ha fatto ricerca applicata o in politica, non l'ha saputo dire con sufficiente forza negli anni 80 e 90. Quando il problema era affrontabile e risolvibile senza misure drammatiche e si sarebbe potuto fare lentamente, in maniera, non dico indolore, nulla indolore, ma in maniera certamente molto meno pesante e molto meno conflittuale di quella che stiamo sperimentando da 10 anni a questa parte. Ecco, questo è un retroscena particolare. Adesso, se volessi continuare, starei a discutere su quali sono stati gli errori politici, le scelte sbagliate, anche nostre, anzi soprattutto nostre, qua cittadini, nel non favorire quei cambi politici, istituzionali, eccetera, eccetera, che avrebbero potuto far crescere la produttività italiana, non dico del mitico 6% annuale, che era completamente impossibile, ma che so, di un 1,5% medio all'anno, che era raggiungibile, perché se l'hanno fatto i francesi, se l'hanno fatto i tedeschi, se continuano a farlo i giapponesi, forse si poteva fare anche in Italia. Invece chiudo qua e lascio la parola a voi. Però questo è il mio contributo a cercare di farvi capire che i retroscena della crisi esistono e sono antichi, ma si possono scoprire facilmente, lo può scoprire chiunque, andando a cercare due dati e guardandoli per quel che sono. Allora, grazie Michele. Voi sapete che potete mandare questioni, ok, tramite il cellulare e quant'altro, oltre a mettere like e fare spamming. Fino a quelli invitati siamo arrivati a 400. Ecco, benissimo, stanno crescendo. Io ho già ricevuto una serie di domande, diciamo che la maggior parte, ovviamente, visto anche il primo intervento di Elsa, sono soprattutto per Elsa. Ad alcune nel suo intervento ha già dato delle risposte, però c'è la prima che comunque a mio avviso merita di essere riportata. Se fossi il ministro del lavoro ora, che misure metterebbe in campo per favorire l'occupazione giovanile qualificata? Quindi a proposito di quelle opportunità che venivano citate prima, a prescindere dalle pensioni e dalla modifica del sistema pensionistico italiano, quali misure metterebbe in campo per favorire un'allocazione ottimale della spesa pubblica? Poi ci sono una serie di domande che chiedono cosa ne pensiamo della quota 100, però diciamo che in realtà è stato già ampiamente risposto, e un paio che richiamano alla questione degli esodati, nel senso di, da un lato, perché non c'era una soluzione nella riforma del 2011 e dall'altro il tema è stato ampiamente utilizzato come strumento e slogan politico per colpire la riforma, anche senza, tra virgolette, entrare e conoscere l'effettiva entità del problema. Quindi vengono chieste spiegazioni essenzialmente riguardo al problema che si è posto nell'entità, che poi peraltro non è mai stato chiaro quanto sia stata l'entità del problema. Perché questo, sì, adesso sì, ma voglio dire, poi nel tempo non era... Vuoi il microfono? Sì. Poi ce ne sono un paio per entrambi. Ok, comincio dall'occupazione. Voi sapete che io ho firmato due leggi. Viene sempre ricordata la legge Fornero, vituperata, intesa come riforma delle pensioni. E quella fu fatta in 20 giorni, non perché noi volevamo mostrare di essere un super governo, ma perché
la situazione era molto quella che è stata rappresentata in quella copertina dell'Economist. E io vi posso dire con onestà, può darsi che io sia stata anche un po' ingannata, perché è anche facile, ma in quei giorni la sensazione di non avere l'indomani le risorse per pagare le normali spese pubbliche per beni, servizi e anche pensioni, perché quelle vanno pagate una volta al mese, sono gli stipendi delle persone che fanno pubblica sicurezza, delle persone che fanno insegnamento nelle scuole, che fanno medicina negli ospedali. Ecco, per pagare questi servizi, l'idea che non sapevamo se l'indomani ci sarebbero stati i soldi, il governo non li può emettere, come sapete, può solo chiedere di indebitarsi, può chiedere credito quindi, e per chiedere credito devi essere convincente. E noi eravamo un paese a rischio di credibilità. E il nostro governo, il governo dei tecnici, è stato in un certo senso investito del problema della credibilità. Perché noi non c'è stato un colpo di Stato. Non c'è stato un colpo di Stato. C'è stata una decisione dei partiti di non andare alle elezioni. Avrebbero potuto chiedere al Presidente: Presidente, si vada in elezioni, diamo la parola al popolo. Ma i partiti allora, quella che era chiamata la strana maggioranza, perché erano due partiti che avevano speso i 20 anni precedenti a farsi la guerra. E anche questa è una delle radici dei nostri mali. Perché io ritengo che il compito della politica sia anche dare una direzione. E quando i due partiti che si alternano al governo, sto parlando del Partito Democratico e di Forza Italia, invece di cercare una linea strategica per il paese, invece di parlare di futuro, sono preoccupati l'uno di delegittimare l'altro, non si fa molta strada. Quindi quella era la situazione, 20 giorni. E qui mi riaggancio poi a questo rispondendo per gli esodati. Fatta, approvata in Parlamento quella legge in un mese e 10 giorni, perché è stata approvata dal Parlamento prima di Natale, con tutti i problemi, poi parlo di esodati. Subito dopo mi si dice devi fare la riforma delle pensioni, scusate, la riforma del lavoro. Io mi ricordo un incontro al Quirinale. Il Presidente della Repubblica Napolitano disse molto chiaramente: questa si deve fare per disegno di legge, non per decreto. Noi avevamo fatto il decreto Salva Italia, che includeva la riforma delle pensioni, l'inasprimento dell'imposta sulla casa, il Salva Italia, punto. Dopo, subito dopo, si dice devi fare la riforma del lavoro. E la riforma del lavoro fatta con disegno di legge. C'è una, a proposito anche di procedimenti, di riforme, noi, grazie a Dio, l'abbiamo anche visto in quest'estate, meno male che abbiamo anche delle istituzioni, e meno male che ce l'ha anche l'America, perché se no con un presidente così la debolezza istituzionale rischi di pagarla molto cara. E noi abbiamo visto che per uno che invoca i pieni poteri, un altro dice no, momento, qui noi abbiamo il Parlamento che deve decidere che cosa fare. Benissimo. E in quell'occasione quindi un disegno di legge è una cosa lenta per definizione, il nostro sistema è bicamerale, deve passare dalle commissioni, le camere, poi deve passare dall'altra, e questo è vero che se uno, tu hai fatto una lunga trattativa, un lungo processo per cercare di che le cose approvate poi rispecchino una certa coerenza, poi va all'altra e dice no, ma noi dobbiamo cambiare qualcosa, se no che cosa ci stiamo a fare? Indipendentemente dal merito, questo me lo sono sentita dire, noi dobbiamo cambiare, se no cosa ci stiamo a fare? Va bene, ma tanto adesso hanno ridotto il numero pensando che se sono
come dire, sovrabbondanti, inefficienti, se non altro tagliando il numero qualcosa si risparmia. Il ragionamento è questo, che non è molto elevato come ragionamento. La facciamo questa riforma. Ora, una riforma del lavoro è una cosa di una grande complessità. E uno deve dire cos'è. Adesso lo chiedo a voi. Se voi doveste dire come vorreste voi il mercato del lavoro, guardate che c'erano parlamentari che mi attaccavano quando io usavo il termine mercato del lavoro. Qualcuno che mi diceva, ma basta parlare di mercato, noi parliamo di lavoro, cosa c'entra il mercato col lavoro? Sì, però noi abbiamo una domanda di lavoro e un'offerta di lavoro. Questo, sa, lo chiami come vuole, ma è un mercato. Lo vogliamo regolare? Ma lo vogliamo regolare per farlo come? E io ho scelto due obiettivi. Magari erano sbagliati, ho scelto due obiettivi, perché io penso che bisogna ragionare per obiettivi, e poi ho cercato di declinare quegli obiettivi. E i due obiettivi stanno nel primo articolo della legge di riforma del mercato del lavoro. E sapete quali sono? Noi vorremmo realizzare un mercato del lavoro inclusivo. Cosa vuol dire inclusivo? Vuol dire che tira dentro, è l'opposto del ragionamento che fa Salvini quando dice mandiamoli fuori che così entra qualcuno. Quello è il mercato del lavoro esclusivo, c'hai solo un certo numero di posti e quindi se non esce qualcuno non puoi far entrare un altro. Inclusivo vuol dire che tira dentro il maggior numero di persone che sono nell'età di lavoro, che comprendono quindi i giovani, comprendono le donne, che non sono un grazioso complemento del mercato del lavoro, e anche i lavoratori non troppo anziani per la pensione, in buona salute. E oggi una persona che ha anche 65 anni può essere in buona salute, magari anche desideroso di lavorare, a dispetto di quella rappresentazione di una condanna al lavoro che molto spesso nelle parole dei nostri ministri, inclusivo. E l'altro, poi vi dico come abbiamo cercato di fare inclusività, e l'altro è dinamico, un mercato del lavoro dinamico. Ora, il termine dinamico ha un significato concreto. Cosa vuol dire un mercato del lavoro dinamico? Vuol dire ridurre i tempi di attesa tra l'uscita dal mondo della formazione, siete voi, con il vostro, la laurea specialistica, il master, il dottorato, quello che volete, uscite, ridurre i tempi tra l'uscita e l'entrata nel mercato del lavoro. Ridurre, perché quel periodo può essere molto molto costoso, perché il capitale umano si perde molto rapidamente. Quindi se uno sta fuori, questo nel CV delle persone ha un peso, anche per la probabilità di trovare dopo. Infatti noi siamo il paese che ha il più alto numero di NEET, not in education, employment, training. Quindi non seguono percorsi formativi di formazione professionale o di istruzione formale e non lavorano. Ed è veramente una categoria che noi sottovalutiamo come conseguenze sociali. Quindi, ma poi c'è l'altra cosa, e qui... Allora, l'altra cosa è, disgraziatamente, il lavoro si può perdere. Oggi è più facile che non in passato, ma il lavoro si può perdere. Allora, quello che dobbiamo fare, pensate al ripensamento di Calenda, non so, quello che dobbiamo fare non è impedire che una persona si separi dal suo posto di lavoro, perché se il posto di lavoro non è più produttivo, non produce più valore aggiunto, e vabbè, allora è inutile tenere una persona lì, allora questo finisce per essere uno spreco. Qui tu devi ammettere che una persona possa essere licenziata perché un lavoro non c'è più, vero? Ma devi fare in modo come società che il tempo in cui sta fuori sia minimo. Allora lì ci vogliono queste, non i navigator, ma le politiche attive.
Ma le politiche attive, voi siete in una regione che ha un buon ufficio regionale del lavoro, che conosce il mercato del lavoro e sa applicare politiche attive, ma tutto il nord-est, più andiamo verso est, su in Trentino, non si può più dire Alto Adige, ma comunque andiamo in Trentino e lì abbiamo uffici del lavoro che sanno far comunicare la domanda e l'offerta, sanno seguire i giovani e riducono questo. Questa era l'idea. Quindi la modifica dell'articolo 18, che io ho fatto, sulla quale c'era pendente, poi l'anno è arrivato Renzi, l'ha superato, lui ha detto articolo 18, via. E quindi non c'è neanche più bisogno, però anche lui ha pendente un referendum, c'è un referendum pendente che adesso è sulla sua modifica, non sulla nostra, che era già considerata una bestia nera, ma oggi lo dico qua e poi posso essere smentita in qualunque momento, ma lo sostengo con una certa ragione, oggi i sindacati sarebbero molto contenti, forse non molto, ma sarebbero contenti di avere quella modifica dell'articolo 18 fatta nel 2012 e non quella successiva di Renzi, che è molto più drastica. Bene, abbiamo fatto la modifica dell'articolo 18 esattamente per dire non che vogliamo togliere un diritto ai lavoratori, ma perché abbiamo il concetto che se una persona è iperprotetta sul suo posto di lavoro, un datore di lavoro si guarda con attenzione prima di dire ti assumo, perché sa che poi è difficilissimo licenziarti. E questo è un dato di fatto, volevamo un po' di dinamismo, riduzione dei tempi di attesa. Per questo poi è nata, l'ho firmata io a Bruxelles, la garanzia giovani. Qui è passata, nel nostro paese tutto passa, è come se ogni giorno si dovesse ricominciare da capo, perché tu fai la garanzia giovani, che è una cosa buona, che deve realizzare proprio il principio che non si sta fuori dal mercato del lavoro, che bisogna essere dentro attivamente. È stata fatta anche con formazione, ma ha avuto sì qualche successo, ma tanto viene tutto svilito. Era in quel senso lì. Allora, io avevo fatto anche un'altra cosa che rifarei oggi, che è stato sostanzialmente abbandonato, apprendistato, perché vi dico una sola cosa, di nuovo, qui siamo magari in un momento, in un luogo dove c'è l'eccezione, non la regola, ma una delle cause di questa difficoltà dei giovani a trovare un'occupazione, non dico mica l'ultima, non dico mica la prima, ma neanche l'ultima, è il divario che c'è, ed è un divario culturale e di pregiudizi tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola e della formazione. Nel mondo della formazione si pensa, no, tanto perdi solo tempo se vai a fare apprendistato, se vai a fare stage aziendale, perdi solo tempo. E nel mondo dell'impresa si dice, questo mi fa perdere tempo. Con questa scarsità di colloquio, allora è difficile. Io insisterei quindi sul dialogo scuola-lavoro, insisterei sulle politiche che tendono a ridurre i tempi di attesa, quindi politiche attive. Oggi noi abbiamo molte zone del paese dove queste cose sono realtà, non sono più soltanto in Germania, sono realtà qui. Dobbiamo riuscire a esportarle, perché ahimè il Sud queste cose non le conosce, non le pratica, gli uffici, è più difficile far politiche attive nel Sud, però bisogna farle. E quindi meno assistenzialismo e più protezione per l'entrata nel lavoro. Corsi di formazione, l'abbiamo messo, formazione permanente, lifelong learning, non è una formula. Deve essere qualcosa di vero, che ti accompagna nella vita, perché oggi le conoscenze acquisite da giovani non bastano più, perché tutto cambia, la tecnologia e il resto, molto velocemente. E quindi queste sono le cose da fare, però le abbiamo fatte, e qui vi dico una cosa che secondo me è veramente un grave peccato nostro.
Il peccato è la mancanza di condivisione delle politiche. Cioè, uno fa una cosa, poi cambia governo, sei autorizzato a dire, vabbè, quelli hanno fatto male, noi faremo meglio. Ma non dire quelli hanno fatto schifo e noi faremo tutto diverso perché dobbiamo essere il governo del cambiamento. Ma voi l'avete visto? L'avete visto? Ditemelo. È stato meglio? Io non so, a me non pare, però accetto opinioni diverse. Invece uno dice, vabbè, avete fatto tanti errori, ma noi siamo più bravi, faremo meglio di voi sicuramente. Però qualcosa teniamo, lavoriamo nel solco, nella direzione, la direzione di migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, l'equità, ragazzi, ce ne vuole. Efficienza della spesa pubblica è una domanda, vi dico solo questo. Voi sapete che tutti i governi da almeno 10 anni a questa parte hanno un commissario alla spesa pubblica, gli ultimi 2 non più. Però tanto la lista è già fatta tutta. La lista delle cosiddette spese inefficienti. Perché è tanto difficile ridurre la spesa pubblica? In effetti la riduzione maggiore di spesa pubblica, qualcuno me ne attribuisce la colpa, è stata la riforma delle pensioni, perché con l'invecchiamento che abbiamo la spesa aumenta, ma se non ci fosse stato, noi a questo punto nel 2020 non saremmo stati lontani dal impiegare il 18% di PIL sulle pensioni. Cioè è tantissimo, non ce la facciamo, quindi la gobba di cui si parlava c'è ancora, ma è più attenuata. Certo, se andiamo avanti a quota 100 la riprendiamo tutta. Punto. Perché è tanto difficile? Perché pensateci, dietro ogni spesa pubblica, anche inefficiente, c'è una persona. E tu devi dire, guardi che lei è un'inefficienza pubblica, quindi prego, si accomodi. Come un'inefficienza pubblica, uno pensa di essere utile. Cioè, è così... Io ho provato, credo di essere stata l'unica che ha chiuso una authority, sapete, le autorità indipendenti. Aveva sede a Milano, me ne hanno dette tutti i colori, però l'ho chiusa. Era l'authority per il terzo settore. E noi avevamo un dipartimento nel ministero, non so, qualche decina di persone che faceva quel lavoro lì. Dico, ma perché dobbiamo avere un authority che costa una sede? Poi un authority appena la crei si dà un sacco da fare per trovare 1000 occasioni di spesa, come potete immaginare. E quindi io ho detto no, non vi dico quanto è stato difficile, è un piccolo esempio di riduzione di spesa, ma è difficilissimo. Terzo, esodati, poi chiudo, facciamo la riforma. Sappiamo, si fa sempre, che su quelli che stanno in situazioni magari di allontanamento dal mercato del lavoro, tu dici salvaguardiamo i diritti preesistenti. Questo si fa sempre. Chiediamo il numero. Lì il Ministero del Lavoro è povero di infrastrutture tecniche. C'ha l'INPS che le ha e c'è il Ministero del Tesoro, che è l'ultimo che vaglia le cose, e che a me diceva sempre la famosa frase non basta ancora Elsa, punto. Allora, chiediamo, mi dicono 55.000. Notate che ai tempi miei l'INPS era l'INPS, aveva un presidente che è venuto ad avvertirmi di quanto io dovessi diffidare del direttore. E un direttore che è venuto ad avvertirmi, in maniera forse un po' più cauta, di quanto io dovessi non fidarmi del presidente. Questo era l'INPS di allora. E così è? Bene, c'era l'INPS e c'era il Tesoro e litigavano tra di loro. Tanto che io in un'occasione ho detto adesso io vi chiudo qui e non si esce fino a quando non abbiamo trovato una soluzione. Mi dicono 55.000, portiamo il numero a 65.000 per avere un po' di margine.
no, per non sbagliare. Ma adesso vi faccio questa domanda: vi pare che se mi avessero detto sono 100.000, 150, 200, io avrei detto no, no, lasciamoli lì in questo limbo? Vi pare che avrei detto così? C'ho l'aria cattiva? No. Ah, se mi avessero detto sono 200.000, avremmo detto vabbè, salvaguardiamo le 200.000. E invece mi dissero 55.000, poi 65. E dopo che qualcuno ha fatto circolare un documento che ne numerava 370-380.000. Naturalmente i giornali su questo ci hanno fatto di tutto. Il nostro governo, con due provvedimenti ne ha salvaguardati 130.000, di cui 10.000 ciascuno si prenda i suoi, di sacconi, perché anche lui ci aveva, solo che loro erano bravissimi a fare le cose e a nascondersi. Lanci il sasso e nascondi la mano. Noi eravamo il governo dei tecnici, pensavamo che la trasparenza sia un valore, quindi bisogna dire le cose come stanno. Comunque, dopo 8 provvedimenti, che notate bene, hanno molto allargato la platea, perché si può definire esodato, non è che la mancanza di lavoro non è necessariamente essere esodati, esodati vuol dire chi ha fatto un accordo col datore di lavoro per uscire. E comunque dopo tutto questo siamo oggi, dopo 8 anni, siamo a 170.000. Quindi 370 sono molto lontani. E adesso vi dico l'ultima, questo mi assumo tutta la responsabilità, ma cosa dice, e se ne parla anche oggi a proposito di questo, cosa vuol dire? Vuol dire la debolezza del nostro sistema amministrativo, magari tanto complicato da essere un peso per molte cose, ma debole sulle informazioni che contano. Perché? Perché il sistema pensionistico pubblico, vi ho detto prima, è un'istituzione che ha regole pubbliche. Allora, quando si fa un accordo, io le dico, senta, lei può andare in pensione, io le do una buona uscita, le pago lo stipendio per un po', lei se ne va. Allora, questo è un accordo che lui accetta, molti hanno accettato o anche voluto, anche avendo una buona uscita non piccola nelle banche soprattutto, va bene, ma mandiamo un'informativa al ministero, cioè il ministero questi numeri li dovrebbe avere, ditemi gli accordi, si fa un accordo, va bene, comunichiamolo, così come si comunicano tante cose inutili, comunichiamo un'informazione utile. Io ho disposto che ci fosse poi una disposizione per cui chi fa accordi di prepensionamento, l'impresa che fa accordi di prepensionamento, comunica questo al Ministero o all'INPS. Adesso si parla di nuovi esodati, da quota 100 cambiata, vuol dire che quella disposizione non è mai stata verificata, perché se no i numeri, oggi si fa molto in fretta a comunicare dei numeri, ho fatto l'accordo con 10 miei dipendenti. Se lo fai, comunichi. Almeno il Ministero conosce i numeri. Poi può anche dire, guardate che io non vi salvaguardo, però almeno conosce i numeri. Quella è la storia. Quindi ricordatevi una cosa, che fare il ministro è molto complicato. E se vi chiedono di fare il ministro, pensateci tante volte prima di dire sì. Allora, sono arrivate tantissime domande ed è praticamente impossibile, siamo praticamente a 50, quindi, anzi, dopo magari, sì, le raccogliamo, le lasciamo comunque agli ospiti. Allora, le domande comunque, buona parte, sono di preoccupazione e quindi questo ci siamo riusciti, cioè nel chiarire che le dimensioni del problema non sono né un dettaglio né qualcosa che sia facilmente gestibile, per cui la domanda successiva è: quale sistema allora?
C'è chi chiede perché non emettere moneta per essere in grado di pagare. Com'è possibile aumentare la produttività? Dall'altro c'è un'altra serie di questioni che invece riguardano la possibilità di, come dire, far comprendere le riforme, che non sono solamente riforme di tipo amministrativo, eccetera, ma appunto sono riforme sociali. Come farle comprendere quando abbiamo un corpo elettorale che troppo spesso vota con la pancia invece che con un minimo di razionalità? E quindi capire cioè quale rappresentatività possono avere i giovani nel momento in cui anche il corpo elettorale, non solamente come dire, chi può chiedere la pensione, chi utilizza il sistema di welfare, non è giovane ma ha una certa età, quindi il problema si ripropone tale e quale nel corpo elettorale, quindi poi nel tipo di rappresentatività che viene in un qualche modo espressa. Su questo si chiede, il federalismo può essere di aiuto? La scelta federalista? No, vabbè, è tra le possibili domande. Dall'altro c'è un'attenzione che peraltro in questo mese, che nel bene e nel male è stato dedicato fortunatamente all'educazione economica finanziaria, c'è anche questo aspetto di perdita di capacità di comprensione molto spesso di quelle che sono le dimensioni del problema e quindi anche poi nella capacità di tradurre questo in scelte anche dal punto di vista politico. In particolare quindi nasce un po' spontanea dire ma perché, è stata anche sollecitata come tipo di riflessione, un'educazione anche al risparmio previdenziale, un'educazione alla necessità, all'utilità di una pensione eventualmente complementare, quindi ad aggiunta di quello che è il sistema pubblico. Non sono riuscita a riassumere tutte le domande, ma buona parte di queste sono qua dentro. Lascio a Michele per... Io voglio fare una domanda al pubblico invece. Quante persone qui ritengono la domanda, ma scusate... se i soldi non ci sono perché non li stampiamo come ogni governo sovrano? No, davvero, lo dico onestamente, nelle sue varianti, cioè per esempio io sono così, tanto perché no, non scateno mai polemica, scateniamone ancora un po', in Veneto io sono francamente esterrefatto il fatto che l'Università di Vicenza, che poi non è l'Università di Vicenza, è la sede distaccata a Vicenza, il Dipartimento di Economia, Ermana Giri al qualcosa, l'Università di Verona, abbia invitato il signor, credo sia onorevole addirittura, come si chiama Crostarolo nella vita? Borghi, non mi ricordo il primo nome, a spiegare, no, a spiegare in una situazione simile a questa, da quanto ho notato c'erano forse un po' meno studenti, ma c'è un paio di foto che girano, non dava l'impressione di essere una sala né particolarmente grande né particolarmente piena, ma non è quello il punto. A spiegare in pubblico agli studenti dell'Università di Verona nella sede storica di Vicenza il miracoloso funzionamento dei mini bot. Quale moneta? No, lo chiedo perché voi capite, cioè questa è, e lo dico ai colleghi, cioè io sono notoriamente uno che ama fare il whistleblower, ci sono delle responsabilità personali, Elsa continua a ricordarcelo, che vanno assunti in primis, inutile stare lì seduti a lamentarsi al caffè. Io chiedo pubblicamente, dov'è la funzione didattica educativa, chi ha deciso al Dipartimento di Economia di Verona di far dire fregnacce, bugie di teoria monetaria a un signore che non ha alcuna legittimità per farlo perché non ha studiato, non è un economista, non ha pubblicazioni e dice in media fregnacce, correggibili. Capite? Lo chiedo ai rettori, ai professori dell'Università del Veneto. Perché questo paese non riuscirà mai, non a rispettare Elsa Fornero, che sarebbe chiedere troppo, scusami Elsa, hai capito cosa intendo, vero? Ma almeno a provarci a capire quali sono i problemi, poi magari a scontrarsi, e la Elsa e a me mi potete insultare quanto volete, meno lei, più di me, insultate più me, che sono un po' più con la scorza dura. Finché spacciamo come
disciplina insegnabile in ambiti universitari, i mini bot. Quindi io sono sicuro che in questa sala da qualche parte c'è qualcuno che ci crede e io vorrei che questa signora o signor lo dicesse, perché o partiamo da lì, dagli elementi fondamentali di cosa è fatta la realtà, oppure ci saranno sempre le cose come quelle che lei ha descritto, e cioè i giochetti sugli esodati, eccetera, eccetera, e poi le soluzioni esposte. Capite? Il problema della prendo questa domanda perché la trovo stravagante e irritante, e d'altro lato mi rendo conto che esiste un intero sistema mediatico italiano che da almeno 10 anni racconta ai cittadini italiani, spacciandoli per esperti, delle bugie di economia monetaria, delle brutali bugie. Pensate a quel ragionamentino che ha fatto Elsa prima illustrando il modello delle generazioni sovrapposte. Quello è quello che noi chiamiamo un modellino reale. Non c'è la moneta lì. Non c'è la moneta. Questo non perché valgano, perché adesso spunterà il solito, la moneta, arriva Boldrin, dice le cose cicaghiane che la moneta è un velo. No, la moneta non è un velo nel senso, ma non è con la stampa della moneta in qualsiasi forma essa sia che tu elimini la mancanza di beni e servizi prodotti. La mancanza di moneta nel senso di capacità d'acquisto, nel senso di liquidità che circoli da debitore a creditore, nel senso di capacità del sistema creditizio di offrire liquidità laddove sembra appropriata e necessaria per l'investimento, è un problema complicato, può essere un fattore di crisi ed è una delle ragioni, probabilmente la ragione fondamentale per cui, questo qua mi sto rivolgendo a voi quali studenti e studentesse di economia, la moneta non è un velo. Ma d'altro canto la stampa, che poi più stampa non è, ma non importa, di carta moneta non può risolvere quel problema che Elsa ha descritto in una forma, io ho descritto in un'altra, dicendovi se ne escono 3 e ne entrano 2, cioè bisogna produrre qualcosa, capite? Bisogna produrre qualcosa da mangiare, da mettersi intorno ai piedi, da bere, da coprire il tetto, santi Dio, da guidare per andare dove volete voi. Sta roba materiale va prodotta. E quindi se non capisci quello e se non capisci che la soluzione al problema del fatto che un sistema pubblico statale consumi più oggetti materiali nella sua attività di quelli che vengono prodotti e quindi crea debito di oggetti materiali, e il debito è solo davvero un velo che misura quella mancanza, tu non hai spiegato ai tuoi cittadini, al tuo popolo, cosa sta succedendo. E se gli dici c'è debito, basta stampare moneta, li stai, non lo dico, però vi immaginate per dove li stai prendendo. No, è davvero, perché se vogliamo usare queste occasioni seriamente occorre affrontare queste domande una volta per tutte e rispondere onestamente, però occorre anche che le istituzioni pubbliche tutte e quindi gli accademici in particolare facciano diano un colpo di reni di dignità. Non può essere il solito Boldrin che si fa insultare, o gli amici suoi non accademici, o la Elsa Fornero che è costretta a fare l'eroe. Potremmo smetterla di fare gli eroi se la maggioranza dei colleghi avessero il coraggio di dire no, non è ammissibile che uno del genere venga a fare una lezione universitaria su un tema del genere. Perché la prossima volta allora invitiamo nelle facoltà di medicina gli stregoni e in ingegneria aeronautica facciamo fare lezione al figlio di Icaro. Tanto vale, ragazzi, siamo più o meno allo stesso livello. Non ho mica capito perché a medicina non facciamo, costano anche meno gli stregoni, no, perché stare lì a spendere soldi, formare medici, mettiamo un po' di stregoni, fattucchieri, ma ha risolto il problema. Sulla rappresentatività. No, non serve, era proprio nel caso. Sulla rappresentatività dei giovani è un tema politico, quindi lo salto. Preferisco a rimanere economia. Vuoi che risponda? No. Devo? No. Mi devo sentire obbligato? No, non ti devi sentire obbligato se il tema politico non...
alla rappresentatività dei giovani, cosa vuoi dire? Io ho sempre pensato che sì, che fa parte, è una conseguenza logica di quello che ho appena detto. Nella misura in cui ho detto, e lo penso vivamente, che sia davvero necessario, cioè che sia una forma di mancanza di, come dire, di cittadinanza, di antipatriottismo. Cioè, prendo l'occasione Verona, ma potrei prendere Venezia, Monica sa che l'ho già fatto. Non voglio farla innervosire ulteriormente, o altri posti, dicendo è una responsabilità tua di cittadino di dire no, questo qua non si invita a parlare in un'aula universitaria perché non è neanche lontanamente un esperto della materia e le cose che dice sono palesemente false, quindi no. Ed è un'assunzione di responsabilità. Per quanto riguarda i giovani vale lo stesso. Stamattina a una simile domanda a Padova ho risposto in maniera molto veneta. Chi ha visto il coso lo sa. Ho detto move il culo. Nel senso che la rappresentanza dei giovani se la devono fare i giovani con coraggio, con umiltà, con senso di responsabilità, con consapevolezza che è vero che siccome hai 20 anni non sai esattamente come funziona il mondo e forse devi anche cercare di confrontarti e studiare seriamente, capire i numeri. Però te lo devi anche assumere in proprio. Perché se non te lo assumi in proprio e aspetti che venga, vabbè, adesso lasciamo stare i due di oggi, insomma, qualcuno, no, a darti la pappa fatta, questo qualcuno non verrà. Oppure verrà con interessi suoi. Quindi nella misura in cui c'è effettivamente nella politica italiana, nella situazione economica italiana, un enorme espropriazione intergenerazionale, io credo sì che sia necessario, ma è un tema politico, quindi mi fermo qui, che le persone fra voi più responsabili se ne assumano in proprio, con umiltà. Quindi io sottoscrivo, è vero che io sono meno aggressiva, ma sarà anche che ne ho prese così tante che provare a restituirle non mi conviene. In ogni caso, vedete, io credo molto, allora, siamo in democrazia e vogliamo mantenere la democrazia. E io credo che il modo per migliorare la democrazia, così come noi diciamo, i mercati sono molto imperfetti, quindi vanno anche un po' regolati. Vogliamo tenere i mercati anche del lavoro, ma vogliamo anche regolarli bene. La democrazia ha bisogno di regole, di istituzioni, ha bisogno di meccanismi per funzionare bene, se no diventa un'anarchia. Ha bisogno di rispettare le competenze, perché altrimenti chiunque può dire qualunque cosa su ogni cosa, in maniera assertiva, come se fosse la verità assoluta. E allora, secondo me, forse sarà una mia illusione, ma ognuno si attacca anche ai valori in cui crede, io penso che per migliorare la democrazia noi abbiamo bisogno di rafforzare la società civile. Quando lo dico, non molte persone ci credono, dicono è una cosa troppo lunga, e però non ci sono, le scorciatoie sono sempre pericolose. Non abbiamo bisogno di persone che ci ingannano, non abbiamo bisogno di populisti imbonitori. Non sono queste le persone di cui abbiamo bisogno in politica. Abbiamo bisogno di persone che prendono sul serio i problemi e la loro complessità, che non nascondono la complessità alle persone, che abbiano anche onestà di comportamenti, perché questo è anche importante, e attenzione alle diseguaglianze. È un mondo impossibile? No, io credo che si possa avere, ma per fare questo bisogna aumentare il grado di consapevolezza, per cui io per esempio mi dedico molto a questa cosa della educazione, io la chiamo educazione economico-finanziaria, so che Anna Maria, ormai il termine è educazione finanziaria, però c'è l'economia anche dietro, ci sono principi di economia che per esempio far capire i principi basilari del bilancio pubblico, far capire la problematicità di un debito elevato. La maggior parte delle persone non pensa che il debito elevato sia un problema e dicono ma ci dovrebbero dare più flessibilità. E tu gli dici guarda che flessibilità vuol dire aumentare il debito, e il debito
sarà a carico delle generazioni giovani e future. Quindi stai decidendo qualcosa che va a carico dei tuoi figli e dei tuoi nipoti. Allora, in questo Michele dice non funziona o richiede tempi troppo lunghi, ma io ripeto, le scorciatoie io non le conosco e credo che invece la società civile possa migliorare se ha maggiore consapevolezza, maggiore rispetto per le istituzioni e anche per le competenze e il merito, perché una società deve guardare al merito e alle competenze e non adottare la regola dell'uno vale uno, se non negli aspetti di diritti umani, è ovvio, fondamentali, quello è chiaro, ma e questo si può fare. E lo si fa anche contando su di voi. Quando voi parlate con qualcuno che esprime giudizi troppo tranchant, troppo negativi, voi avete il dovere di opporre una vostra visione, magari un po' meno negativa, perché su qualcosa bisogna sempre cercare qualcosa su cui costruire, su cui lavorare. Questo vuol dire essere positivi, non essere stupidamente ottimisti, perché quello, vabbè, uno può sperare che le cose migliorino, ma invece bisogna cercare qualcosa su cui impegnarsi. E questo è quello che in fondo è questo che stiamo facendo oggi. Non è una lezione in cui Michele e io vi insegniamo qualcosa di economia, no. È dialogo e il dialogo dovrebbe promuovere altro dialogo e questo magari non domani, magari non al prossimo governo, ma in fondo una società più consapevole non tollera una politica di incompetenti, di imbonitori, un populismo facilone che promette tutto senza preoccuparsi di come ottenerlo. E questo sta a noi. Quindi io credo molto in questo, probabilmente c'è una parte di illusione, ma io penso che piuttosto che parlare di illusione, io preferisco parlare di fiducia.